Ritieni che il sindacato confederale sia ancora utile e ti possa rappresentare, o ritieni invece che tu direttamente intermini uno a uno datore di lavoro, lavoratore, lavoratrice, puoi meglio determinare nei confronti dell'azienda il tuo futuro? E siccome i 200 cliccano da soli, il movimento decide che il lavoratore contatta meglio da solo. Pensi che la partecipazione azionaria dei lavoratori e delle lavoratrici implichi anche una consapevolezza e una rappresentanza collettiva di questo e che il sindacato sia insieme ai lavoratori, o pensi giustamente che da solo compri un'azione e il tuo rapporto con l'azienda uno a uno ti fa determinare il futuro di quell'impresa? E siccome i 37 del movimento cliccano da soli, la partecipazione deve vedere solo il singolo lavoratore. Voi vi immaginate cosa si può contare in questo modo? Io credo che noi dobbiamo imparare, lo dico a me stessa per carità, a essere un po' più generosi. Invitiamoli ai nostri congressi. Così, cos'è democrazia, cos'è partecipazione, cosa significa una vita associativa, la imparano, perché hanno idee strane e confuse, dannose per il paese. E guardate, la partecipazione, la democrazia, la trasparenza non è mai una conquista che si fa una volta per tutte nella vita, fosse così, come sarebbe facile? No, è una scelta continua, in modo particolare in una grande associazione come la nostra, che va rinnovata, manutenzionata, aggiornata continuamente. Non è finito il nostro percorso, È un percorso iniziato in cui abbiamo fatto, io ritengo, passi davvero importanti, ma che ha bisogno di continuare. Ma anche qua, non con facili slogan, con azioni vere. Non servono slogan facili, servono azioni vere. E una grande organizzazione democratica e partecipativa come la nostra le scelte le fa ed è conseguente alle scelte che fa. In un'organizzazione dove l'uomo solo al comando non funziona, ve lo dico con grande chiarezza, ho sentito anche qua nella tavola rotonda il significato dell'uomo solo al comando, nel mio caso poi, essendo una donna, ancora più ridicola la cosa. L'uomo solo al comando, abbiamo visto cosa ha significato in economia per tanti aspetti e in politica in tanti aspetti. Figuriamoci in un'organizzazione che mette assieme oltre 4 milioni di persone, giovani, anziani, donne, uomini, immigrati, immigrati, delegati, delegati di quali settori produttivi, di tutti i settori produttivi, e che ambisce anche a mettere assieme dentro l'organizzazione, rendendoli protagonisti dell'organizzazione, anche un po' di giovani che ora non sono lavoratori ma che lo diventeranno. Allora, il tema della leadership va vissuto a modo diverso. Alla Fiat di Pomigliano, la leader o leader non è l'Anna Maria Furlan e non è nemmeno Marco Bentivogli.
è il delegato della FIM a Pomigliano, esattamente come il leader e la leader della CISL ad Ansaldo Energia a Genova non è l'Anna Maria Furlan e non è nemmeno Bentivogli, è il delegato della FIM ad Ansaldo Energia a Genova. Noi viviamo come organizzazione, come associazione democratica, aperta, partecipativa, se ognuno che rappresenta la CISL a tutti i livelli, e nessun livello è più importante di un altro, è leader nel suo territorio, nel suo luogo di lavoro e sa fare squadra con gli altri. È per questo che ai leader solitari noi invece rispondiamo con una politica organizzativa della rappresentanza che vede una leadership diffusa dentro l'organizzazione, perché è questo e solo questo che potrà farci continuare in quell'esperienza straordinaria di rappresentanza sindacale che per tanti anni ha reso protagonisti e protagoniste gli uomini e le donne del lavoro. Vogliamo fare tutte queste cose assieme? Io spero davvero di sì, perché c'è una cosa di cui sono assolutamente convinta. La FIM, come tutte le altre categorie, ha bisogno di una grande CISL. E la CISL, per essere grande, ha bisogno di una grande FIM e di tanti.